175. Whoa. This is already like 500-600 times higher than the sanitary norm in Ukraine. Nel precedente episodio dell'Ucraina mi avete visto andare ad esplorare scuole, chiese, banche e case abbandonate nel 1986 ai confini con la Bielorussia, per poi passare al Duga Radar, forse la struttura più imponente che io abbia mai visto, per poi terminare la giornata nella zona irradiata, in un hotel a Chernobyl. Sì, infatti avremmo dormito in quello che è considerato il primo o il secondo luogo più radioattivo del pianeta. Hotel in cui siamo stati chiusi, anzi sbarrati all'interno alle 10 di sera. Il motivo non lo so, ma ero troppo stanco per farmi delle domande. Siamo bloccati qua e la cosa è, qualcosa dentro non deve uscire o qualcosa fuori non deve entrare. A Chernobyl è una bellissima giornata. Il problema della mattina qui è che uno vorrebbe aprire le finestre, ma sono tutte senza maniglie. Non si può uscire, Luca. Siamo bloccati dentro questa stanza a Chernobyl ancora per 10 minuti. Ho smesso di pensarci da ieri sera, perché il fatto di essere bloccati con delle sbarre senza finestre in un hotel a Chernobyl non è molto confortevole come cosa. Ok, usciamo dalla nostra regionia. Hanno riaperto le gabbie. Sono libero. Chernobyl col cielo azzurro è tutta un'altra cosa comunque. Comunque questa è la situa vista da fuori di ieri. Quella è la camera nostra. La prima lì. E questa è la chiusura ermetica. Trovandoci già a Chernobyl, il tragitto è stato piuttosto veloce. Giusto 20 km e un checkpoint da attraversare. Solito check documenti e scan corporeo per le radiazioni. Ormai un grande classico. Ma quello che è successo dopo è stato surreale. Infatti, passando davanti a quella che è chiamata la foresta rossa, perché al tempo le radiazioni avevano bruciato gli alberi tingendo tutta la vegetazione di un arancione intenso, il contatore Geiger è impazzito. Wow, 4,52. Qua da dentro il mezzo, da dentro il pullman, 6,29, 7,40. Comunque nulla in confronto a quello che avremmo visto dopo. Ma ora era il momento di visitare Pripyat, la città irradiata e abbandonata vicino al reattore. La roba che è sconvolgente è che uno, abbiamo visto un filmato dall'alto fatto con l'elicottero nel 79, nell'80 qualcosa, di Pripyat. Non c'era un albero. Questi palazzi non si vedono passando con il furgone. Sono, questi sono 20 piani, 25 piani. Praticamente è come se avessero costruito un palazzo nel bosco. 026. Guarda che roba. Tu cosa ne aspetti? Secondo me non c'è più niente dentro. Tutto vuoto. Questa è l'area con gli ascensori. Ingresso. Ecco, c'è tutti gli appartamenti. Qui il primo, se vuoi. Un piccolo bagnetto. Luce si vede? Sì, sì. Vabbè, c'è anche un balcone. Questa è una cucina. Sì, una cucina, esatto. Là c'è il gas. E questa è la vista che si ha dal penultimo piano di un palazzo di Pripyat. Tutti i palazzoni che spuntano dalla vegetazione che una volta non c'era. Ovunque, e laggiù in fondo il reattore, il numero 4, esploso nell'86, ovviamente coperto con un enorme sarcofago. E qui in realtà è un po' pericolante la situazione, come potete vedere. Infatti sto passando qua e via dentro. Sono tutti uno identico all'altro, tutti con la stessa vista, o di qua verso la città di Pripyat o verso la periferia, che non esisteva ovviamente. Queste due stanzoni, tipo sala, quella dove sei stato tu ora, che è una camera girante, questa qua che è la sala col divano. Un'altra camera, una cucina. Con uno studio forse, uno sai? Uno studio. E uno sgabuzzino. E lì il balcone è però inaccessibile perché c'è un vetro ghigliottina. E qui il soggiorno. Guardare il tetto del palazzo. E ora si esce sul tetto. Vabbè, follia. Luca, qui per farvi capire, siamo su quello più alto di Pripyat, assieme a quello che è gemello, siamo alti uguali. E qui due cavetti che impediscono una caduta di
un bel po' di metri, insomma. Io adoro queste cose qua e non mi aspettavo ovviamente un'infiltrazione del genere. Qua si vede il Duga Radar. Beh, piccolino. Ah, occhi qua. Cosa c'è? Un buco. Ah. Tutto a posto, 0.33. Andiamo lassù. Questa è la sala principale. Questa qua, in Pripyat. Questa roba era una strada principale dedicata a uno scrittore di Kiev. E tutta questa roba non esisteva, gli alberi non c'erano. Qua c'è la griglia che indicava l'inizio di una struttura. Ovviamente non c'è più. Ah sì, e stiamo entrando all'interno di una... della scuola, se non sbaglio, era questa qua. Credo che sia... è tutto l'isolamento del soffitto che è caduto. Sì. Che in realtà non è roba. Apposta da fare. Pripyat era divisa in 5 blocchi. Rettore 1, 2, 3, 4, 5. Ogni rettore aveva il suo blocco residenziale e tutti i servizi, compresa la scuola, quindi c'erano 5 scuole. I papà, gli uomini andavano a lavorare nel rettore 1, i figli e le mogli stavano nella zona residenziale 1 con scuola 1 e tutti quanti i servizi della zona 1. Qua stiamo nella 4 o 5. Quindi il corridoio qua e qua c'era un geografia, credo. Guarda lì. Zero 12. Zero, niente. Nulla. Tipo un auditorium. L'aura comune, sì. Tutta quanta questa parte che abbiamo appena attraversato. Prima siamo stati nella mensa, c'era una valanga di gas di maschera antigas. Queste qua invece erano gli spogliatoi. Era bella profonda la piscina. La struttura era pazzesca, come tu immagini, funzionante. Cioè, qua bene adesso, eh. È incredibile sta cosa comunque. Questa piscina qua ha funzionato fino al 1998. Infatti abbiamo visto sulle scale tutte quante quelle parti di plastica sono aggiunte dopo l'86. Era più facile lavare la plastica piuttosto che le crepe di una piastrella, insomma. Cioè, questa roba è incredibile. Ma fino al 98 c'erano ancora persone che vivevano in facility qua attorno e che ovviamente avevano bisogno di ricreazione, quindi questa roba qua fino a 20 anni fa era in funzione. C'è anche questa cosa divertente, ovvero questo era il logo e il nome della piscina, che era piscina per bambini in onore di Lenin. E la cosa un po' simpatica è che ci sono questi bambini che fanno sport tutto attorno e che in realtà c'è anche un atomo, insomma, perché ovviamente era qua per il reattore nucleare. Siamo all'interno dello stadio di Pripyat. In realtà, se guardi dietro, si vede tutti quanti, si vedono gli spalti. Ovviamente quello su cui stiamo camminando era il percorso di atletica. E alle mie spalle, questi alberi qua sono nati sul campo da calcio. Tutto un bosco che in realtà era il campo di calcio. Ah, e non ha mai aperto lo stadio. Mai. Questo per far capire di quanto la natura possa mangiarsi un'intera città. Queste erano le griglie che circondavano il campo da calcio, enormi griglie, completamente inglobate, mangiate dalla vegetazione, che ovviamente è nata dopo. Quest'albero qui ha 25 anni, 35 anni fa è scoppiato tutto quanto e qualche anno dopo ha cominciato a crescere la vegetazione, ovviamente. E diceva che non c'entrano nulla le radiazioni, nel senso che non spingono a una crescita molto più elevata o velocizzata, insomma. Cioè, le piante crescono davvero in fretta. Alcune piante ovviamente sono proprio locali, altre invece non sono di qua, semplicemente perché sono state portate da come semi, sia di frutta che di altre piante, o sotto le scarpe di qualche liquidator, le chiamano, quelli che viene a lavare, a pulire la città, o semplicemente gettando della frutta. Ed eccoci qua, l'attrazione principale di Pripyat, non di Chernobyl. Stessa cosa di prima. Ci sono 10
ruote panoramiche identiche in altre 10 città dell'Ucraina, compresa Kiev. Ce n'è una identica ancora funzionante in Kiev. Tornata 5 qua. Niente. Uno, niente di che. Qui ci sono dei palazzi giganteschi e non si vede assolutamente niente, cioè sono enormi. Questo dove stiamo passando adesso era Lenin Square, la piazza principale, con tutti i palazzi attorno e ovviamente il centro commerciale qua, che si vede qui di fronte a me. La cosa particolare di Pripyat è che aveva dei rifornimenti speciali per quanto riguarda il cibo, dove in tutta quanta la Russia era difficile trovare arance, ananas, banane, carta igienica, eccetera, perché spesso e volentieri c'erano conflitti per quanto riguarda l'importazione di questi beni. Qui riuscivano comunque a portarli e quindi c'erano queste famiglie che davano la banana ai figli, e qui dall'esterno sembrava una cosa da ricchi, perché potevano avere tutte quante queste cose a portata di mano all'interno del supermercato, quando dalle altre parti era praticamente impossibile reperire quei tipi di beni in quel momento storico, durante la guerra fredda. Need certain practice. Yeah, I can show you with this one also. Yeah, if you want. Takes years of 175. Wow. This is already like 500-600 times higher than the sanitary norm in Ukraine. Norm is 0.3. Yeah, we have 171 right now. Non è il metallo essere radioattivo, senti come suona. 175-200 abbiamo raggiunto, ma è le polveri che sono ancora sopra, che sono delle lavate che si infilano nelle crepe, eccetera. Quindi non è possibile far diventare un metallo radioattivo soltanto con l'esplosione. Deve essere fatto chimicamente per essere radioattivo, capito? Questo l'hai visto lassù in cima al palazzo, magari adesso zoom, c'è proprio il simbolo del... Si vede? Proprio là sopra. Tutti i palazzi che vediamo sono esattamente uguali da altre parti. Tutti i progetti? Prodotti in stock. Sì. Un auditorium, un hotel, un palazzo della cultura, che veniva poi fatto esattamente replicato uguale in numerose altre città. Quando è scoppiato il reattore nella notte, in realtà, quel giorno si sono sposate 10 coppie all'interno del palazzo di fronte a me, come se nulla fosse successo, perché nessuno sapeva nulla. Quando è esploso il reattore, pochissimi se ne sono accorti, perché piuttosto distante non si era sentito. Ha saltato il coperchio e in realtà mezza centrale, quella che dava su questa parte qua, era completamente intera, cioè l'altra parte, quella che dava verso la periferia, mancava, e quindi anche le persone che sono andate al lavoro quella mattina lì non sono accorte di nulla, finché non sono andate poi effettivamente al lavoro e hanno detto: ah, manca mezza centrale. Questa, che è la scuola di musica, lì si affacciava su la piazza principale, che ora è un bosco. Questa è la scuola di musica. Ovviamente tu spunti da il bosco e ti trovi in questo genere gigante. Queste qua erano delle vecchie macchinette per le bibite, e in realtà non c'era, perché non volevano utilizzare l'alluminio, perché costava una fucilata, e quindi quello che facevano è, c'erano dentro le bibite e c'era un solo bicchiere, questo, per tutti. Tu lo lavavi qua, mettevi una monedina, scendeva, bevevi e lasciavi il bicchiere. E qua ci sono i laghetti di Pripyat. Quando hanno pulito tutto quanto qua, in realtà, quello che abbiamo visto, anche all'interno delle case c'è poco o nulla, semplicemente perché i lavatori, come li chiamavano loro, entravano dentro i palazzi, tiravano tutto quanto fuori dalle finestre e poi con i bulldozer venivano a recuperare tutto quanto, mettere dentro dei camion, scavavano delle buche proprio lì dietro, in realtà, dietro quegli alberi, e nascondevano tutto quanto a metri e metri di profondità e poi coprivano. Stessa cosa hanno fatto con 3000 macchine e motorini o moto, eccetera, tutti quanti schiacciati con i bulldozer, fatti 1000 pezzi e portati lì dietro e nascosti sotto tonnellate di terra, insomma. E poi a questo punto è cominciato il vero proprio lavaggio dei lavatori, ovvero hanno lavato tutta la città.
con acqua e agenti chimici per poter lavare via le radiazioni. Proprio per questo motivo qua non abbiamo sul suolo normale delle radiazioni che possono essere dannose, insomma. Tutta quanta Pripyat è safe, non è safe per vivere ovviamente perché è ancora radioattiva in alcune zone, ma hanno deciso che era da abbandonare. Anche se fino a metà degli anni 90 i lavoratori di alcune aziende, sede reattore eccetera eccetera, hanno continuato a lavorare fino a qua. Dai. E queste quindi erano tutte quante le strutture che poi si affacciavano sul porto. Qui sotto arrivavano le speedboat che arrivavano da Kiev tre volte al giorno, avanti e indietro facevano, che era il modo più veloce per arrivare a Pripyat, perché le strade non erano di certo autostrade o belle come abbiamo preso noi, che comunque sono ancora con la speedboat da Kiev ci volevano 2 ore esatte. E questa è tipo l'accettazione, insomma, la vedi tutte quelle panche c'erano qua. Normale. Però se siamo a Jurassic Park, perché questa è la città, non c'è niente. E se tu inquadri fuori, bosco. Nessuna strada, nessun parco. Bosco. Bosco. Che è tutto cemento. Si vedi, guarda. Qui posti c'è l'asfalto, si vede meglio qua, ancora lampioni. Questa è una strada, cose che non dobbiamo toccare. Confortante saperlo che tu entri in un palazzo, ci sono dei barili pieni di qualcosa che non so, con roba bianca, il simbolo di radio. Cioè sembra tipo, non so, calce. Probabilmente sai cosa erano? Tutti quanti i detergenti o le cose che venivano utilizzate per lavare le strade, le superfici. È una palestra, un palazzetto dello sport. Questa è una tuta del tempo utilizzata dai... Sembra quella dei pompieri? Dei lavatori, sì, dai. Perché ovviamente era il parquet della palestra del centro sportivo in cui siamo all'interno e essendo in legno con l'acqua... Occhio! È diventato completamente marcio. Da dove passiamo? Di qua. Questo qua, in cui non possiamo andare, che è un'enorme struttura che probabilmente non vedete perché è nascosta dietro gli alberi, qua dietro, è l'ospedale in cui sono stati portati i primi pompieri, tutte quante le prime persone che sono andate sul campo al reattore a intervenire, insomma, e ovviamente venivano spogliate completamente, tutti quanti questi tipo venivano portati l'interrato, insomma, e accatastati lì per poter essere poi processati. In realtà sono ancora lì, è il posto più pericoloso di Pripyat al momento. Lì sotto, infatti non ci si può entrare perché è super irradiante, cioè super radioattivo lì sotto. Qua è tutto ancora piuttosto intero. Oddio. Ciao, ci faccio vedere. Ma quindi era tipo un laboratorio? Sì, qua in realtà imparavano a farle queste cose. Come se fosse una scuola? Sì. Non soltanto questa, cioè nel senso che una volta in realtà le scuole erano dedicate a imparare un lavoro, cioè l'altra scuola imparavano a diventare muratori, piastrellisti, però erano tutti lavori specifici. In questo caso diventavano odontoiatri, dentisti. Qua ci sono tutti pezzi che sarebbero diventati tipo i denti, calchi per l'innesto, come si sono portati via tutto invece. Dentro i cavi e dentro i computer c'erano valanghe di quantità di oro che sono state tipo prese, amanate, smontate, e ci sono fatti soldi, alluminio, oro, eccetera.
Questo è lo studio dentistico invece. Qua c'è il braccio con la lampada, il classico che c'è ancora adesso, sono un po' più moderno, ma qua c'è la poltrona, qua c'è un pezzo della poltrona, i vari cartellini cliniche, questa immagine. Guarda qui, tutte pipette, beute e tutte quante cose, cioè degli esperimenti chimici qua, per testare ovviamente il cibo o altre cose, insomma. Qui c'è un contenitore spaccato da cui esce una sostanza bianca che non so cosa sia. Ci sono tutti quanti piccoli contenitori pieni di qualche sostanza chimica. Questo è un piccolo laboratorio chimico, anche lì ci sono altre barattoli, qua ci sono delle provette. Qua ci sono fiale di pH 6.8, nitrofenolo. Spiega se vado qua. C'è ancora qua. Questo dice V-gas. Via! Il V-gas l'abbiamo scoperto 2 giorni fa all'interno di un bunker in Kiev, che era uno dei gas che è stato utilizzato dall'Unione Sovietica. Un gas completamente inodore. Sì, che ammazzava un botto di gente. Insomma. In tempo record. Cioè, se respiri quello sei... In 2 minuti sei fuori. Fuori. Sì. Oh. Ah, sono ancora piene. Come sono ancora piene? Certo, sono ancora piene, sono tutte quante piene. Cosa c'è dentro? Non lo so, e sono farmaci? Sono tutti farmaci, non so che cosa siano, ma sono tutti farmaci. Queste sono pillole. Non si sente niente. Siamo in 15 qui. Non c'è un rumore. Stavamo uscendo quando in realtà abbiamo incontrato la bus station, il terminal dei bus di Pripyat, che in realtà è in perfette condizioni, se non che ovviamente anche qua immerso nel bosco. Il 26 aprile dell'86 avevano già stoppato tutti quanti i pullman che andavano o venivano, insomma, da Pripyat. Un solo bus ha funzionato quel giorno. Ok, il primo a entrare nella bus station. Ovviamente non c'è più nulla, qua c'erano le biglietterie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui ovviamente tutte quante le poltroncine con sotto i termosifoni. Un ingresso, l'altro ingresso è laggiù, che però è chiuso. Voglio vedere se c'è qualcosa nelle biglietterie, ma non penso. No, non c'è più nulla. Non c'è più nulla. Quello è il bagno del personale lì. Lo spogliatoio. E qua si torna nella hall principale. C'è tutti quanti gli armadietti per poggiare le cose, insomma. Wow! Addirittura. Il circuito addirittura. Ma qua era per programmare. Esatto, era così. Si programmava la combinazione. E poi dall'esterno bisognava metterla per poter aprire questa enorme porta che poi ovviamente conteneva i vostri preziosi. Speravo di trovare qualcosa del 1986, ma no. Qui in questa enorme azienda producevano parti per le radio. La stragrande maggioranza della struttura produceva parti civili e c'era una parte in realtà top secret che produceva anche parti per i militari, insomma, per l'esercito. Ah, così. però 1990, quindi questa è stata chiusa 31 anni fa. Questo è l'ufficio del direttore dell'impianto nucleare di tutti quanti i 5 reattori, cioè l'ufficio del capo di tutta quanta la centrale nucleare. Cosa? Lunghissimo. È un'altra ala, sì, è immensa questa fabbrica. Urca.
È molto alto. Diciamo che va bene così? Sì. Immensi. I russi, l'Unione Sovietica non era affatto brava con l'ottimizzazione degli spazi, per cui tutte quante le cose, le strutture, i macchinari, eccetera, erano immensi. Come questi spazi qua che sono troppo. Secondo me non basta una settimana soltanto qui per girare tutto e andare a controllare ogni cosa. Passarci davvero un mese qui dentro. Queste uscite mi piacciono. Qui. E terminata la visita della città di Pripyat, ci siamo diretti poco distanti al reattore numero 4, dove avremmo poi mangiato qualcosa nella mensa dei dipendenti. Eccolo qua, e tutto comincia a suonare. Dobbiamo passare giustamente uno scan corporeo. Stiamo entrando nella mensa numero 19 del reattore numero 5. Una mensa vera e propria, ancora funzionante. Dobbiamo metterci in coda e le solite cose da mensa scolastica. Però per i dipendenti che ora non ci sono. Mensa di Pripyat. Attaccato a noi c'è il reattore. Abbiamo due drinks. Questo è kombucha con all'interno tutti quanti dei mirtilli rossi. E questo è un altro estratto di, ho chiesto, fragole, frutti rossi del bosco e mela, mai assaggiato la sola sera. Qua abbiamo dei fusilli con sopra delle cipolle, dei peperoni e uno spezzatino di maiale. Insalata classica con cavolo rosso, cetrioli, pomodori e due fette di bacon di pancetta affumicata. Zuppa alle barbabietole con carne, uno spezzatino, cipolle e panna acida e un dolcino con della crema sopra. Sembra un pelino troppo cotta. No, dai. Ci sta? Sì. Ho mangiato di meglio. Perché sono sempre solo io. Quanto è buono? 20.000 su 10. Vabbè, ma devono produrlo in Italia sto coso. Esatto. In realtà all'interno c'è un sarcofago in cemento che ricopre tutta quanta la struttura del reattore e al di sopra c'è tutta quanta questa struttura in alluminio che è stata posizionata nel 2016, cioè finita nel 2016. Anche questa torre di raffreddamento, che è costruita a metà, è immensa. Si vedono ancora le impalcature. Non sono mai entrato in una struttura del genere, che secondo me questa è una delle cose più strane, perché circolare all'interno, secondo me, è di una bellezza stranissima. Guarda che roba, non riesco a farvi passare la grandezza di questa cosa qua, ma sono 95 metri costruiti, per farvi capire. Voi non siete pronti. È immenso. Immenso. Immensa. Una struttura immensa. Non si capisce? No, ma a parte non si capisce, nella mia vita non avrei mai pensato di trovarmi all'interno di... Dovevi conoscere me. Effettivamente. Immensa.